Non è giusto. Circolare, non c'è nulla da vedere. Pietà, vi prego. Che ha fatto il vecchio? Ha fatto incazzare me. Sto cercando Jakub Dabrowski. Vattene. Senti, Merdina, proprio qui c'è un fucile puntato sul tuo... Che diavolo sta succedendo là fuori? Thank you.
Ora dov'è Jacob? Che bello sguardo. Oh! Ehi! Oh! Scusate, gente, ma pensavo che questo fosse il bagno. Stai bene? Avevo tutto sotto controllo. Quanto tempo? Ci conosciamo? Cazzo! Pensavo ci avessi lasciati. Presto tu ci lascerai, se non porti subito le chiappe da Shira. Shira. D'accordo. Quando ci sei, raggiungimi lì. Shira, ho recuperato Jacob tutto intero. Sta tornando da te. Quel vecchio ubriacone non vuole proprio morire. Beh, dovresti unirti a noi. Avremo di che parlare. Nulla di gratuito. No, perché non vuole. Perché può fare quel cazzo che gli pare. Ehi, hey, mai stato così felice di vedere un volto familiare. Non hai nemmeno una ruga in faccia. Tu invece sì, amico mio. Quello nel corridoio era Seth. Che cosa ci fa qui? Ignora le nostre richieste d'aiuto. Pensavo fosse con voi. Ah, Seth, lui non sta con nessuno. I ribelli hanno delle mutazioni, sono un vero incubo. Siamo fortunati se Seth ogni tanto viene a combattere, ma solo quando fa comodo al suo piano, qualunque esso sia. Ehi, accidenti, ma che... Tu non hai la minima idea di che inferno sia, Outrider. Pensavamo di essere sfuggiti all'Apocalisse. Pensavamo di poter iniziare da capo. Ma ci stavamo sbagliando. Io mi sbagliavo. Shira. Sai perché sono al comando? Perché io sono l'unico ufficiale rimasto in vita. I ribelli che sono alle nostre porte sono feroci, sadici e ci hanno circondati. Qui scarseggiano cibo, munizioni.
E se non ci uccideranno quei pazzi, allora lo farà questo pianeta. Per risveglio, vero? Quel fungo nero nella foresta. Non abbiamo mai trovato una cura. Mentre le montagne sono piene di abomini. E le tempeste dell'anomalia sono ogni anno più intense. Purtroppo non ci resta molto tempo. Se non troviamo il modo di lasciare questa valle, se non succede un miracolo, quest'ultimo brandello di umanità sarà finito. Shira! Ah, però, questa sì che è una sorpresa. Posso fare delle cose ora. Io non riesco a spiegarmelo, ma potrebbe esserci un motivo. Certo, tu sei... Beh, adesso capisco la ragione per cui ti ho salvato la vita tanti anni fa. Immagino che non ti aspettassi esattamente questo. Non credo di potermi lamentare. Ma continuo a non capire. Quando siamo atterrati, la tempesta ha fatto a pezzi Cuthbert, ma non me. Perché? Perché ho questa... Mutazione, e chi può dirlo? Quando arrivano le tempeste c'è qualcuno che viene fatto a pezzi, qualcuno diventa apuae e pochi fanno ritorno... fottutamente immortali. L'anomalia non ha assolutamente senso. È in grado di sconvolgere le leggi della natura e muta tutto quello che tocca. All'inizio i migliori scienziati dell'ECA hanno cercato di capire le tempeste, di domarle. Nessuno è sopravvissuto. Ti è andata davvero bene, capo. O forse non proprio. Adesso l'importante è che tu sia dalla nostra parte. La nostra unica linea di rifornimento è bloccata da una mutazione immune alle armi, vicino al vecchio impianto solare. Seth non ha manifestato interesse ad aiutarci, ma ora ci sei tu. Giusto. Perché no? Forse riesco a dare all'umanità un altro giorno. Tenente, che cosa è successo? L'intero fronte è crollato! Sembrava un terremoto! Temo che abbiamo perso la nostra prima linea difensiva! Sto arrivando. Forza, forza, forza! Ehi, nel caso sia l'ultima occasione, ho provato a cercarti, ma è finita male, siamo dovuti scappare, però io volevo... Non importa, io sono vivo. Ho rischiato di morire altre volte, se non fosse stato per Tanner e Shira. Adesso devo sdebitarmi, Jacob. Capo, mi mancavi. È bello riaverti tra noi. Adesso va a fare il culo a quella mutazione. Così potremo tornare a occuparci di questa dannata guerra. Outrider, fa attenzione là fuori. È orribile. Vedrò che posso fare. Però, Shira, ho ancora 30 anni di domande da farti. Allora dopo, se respiri ancora, torna da me e fammele. Non ti prometto di avere tutte le risposte. Come fa l'ECA ad aspettarsi che... Esamina la mia merce, o rispettabile. Qualcosa attirerà la tua attenzione. Vieni, osserva le meraviglie che vendo. Un'altra volta, grazie. Oggi non è la giornata giusta. Ah, un vento amaro soffia per noi. Vieni, vorresti bere un tè caldo? Vedo molta mercanzia qui. Oh, ignori questa roba, onorevole. La merce buona si trova sopra... Avresti dovuto pagare, vecchio! Sei una mutazione! Io non lo sapevo! E cosa cambia? Mi stava per mostrare la merce buona. Ho soltanto seguito gli ordini. Gli ordini di chi? Barker! Gestisce lui i Segugi. Elimina i mercanti di Rift Town che non lavorano per lui.
Che diavolo è successo? I ribelli hanno scavato sotto le mie truppe e hanno fatto saltare tutto il fronte. Se non sblocchiamo una linea di rifornimento, siamo fregati. Ok, capo. Dovresti vedere una grossa torre. È lì che devi andare. Al vecchio impianto solare. È un casino là fuori. È tutto sotto sopra. Già, ho notato. Non preoccuparti, mi sto aprendo la strada.
Bersaglio individuato.
Questo posto non è un fatto di déjà vu. Mi ricorda la missione a Damasco, quando abbiamo soccorso quei diplomatici. Quando ti ho salvato il culo da quei pazzi col macete. Direi più quando io ti ho salvato il culo da quella folla di energumeni a Washington. Parlando di quelle missioni, mi sembrava di combattere per qualcosa. Questo buco del cazzo sembra solo una perdita di tempo. Allora per cosa combatti tu? Cerco solo di sopravvivere. Capo, ce la facciamo appena. Allora ho scelto il giorno giusto per svegliarmi.